Ed eccoci qui a commentare l'ultimo episodio dedicato a questo bellissimo sistema, sistema Grey Battles of History, eh, che ha, ha preso origine, ha avuto origine con Grey Battles of Alexander, del duo Herman e poi ha proseguito con il noto SPQR e... <coughs> Ho potuto riprendere questo Catafract dopo tanti anni. Catafract, questa ristampa che giunge a 20 anni di distanza dal 1999, devo dire che non l'avevo analizzata per bene alla prima uscita. E, diciamo all'epoca già giocavamo tanto. Catafract magari eh, non era così diffuso. Devo dire che feci un errore perché poi alla fine, rigiocandolo. E soprattutto lo scenario dei campi catalaunici, ma non mancherò di giocare gli altri scenari perché poi è un periodo pieno di informazioni, pieno di cambiamenti storici, ma in realtà poco noto, almeno per un giocatore appassionato come me di storia sì, però non sempre si vanno a leggere libri e trattati e eh, diciamo biografie di quel periodo, come una biografia di Attila o di Ezio. Come potete vedere, faccio una panoramica sullo schieramento. Ecco, faccio... ho compiuto per non tediarvi troppo, per non farmi annoiare troppo. Ho fatto tutti gli attacchi dell'ultima fase portati da Attila, dal nostro Attila. Ecco, concentro un po' qui sulla. Sul punto clou dello schieramento dello scontro da questa parte, Teodorico con i suoi visigoti e qui Attila che ha contrattaccato. Premetto: ho tirato tutti i dadi, attacchi, diciamo eh, reaction fire. Quando dico reaction fire. E I difensori che hanno lanciato frecce o, eh, o lance o cosiddetti giavellotti, la risposta del, dell'attaccante, che l'attaccante prima di fare la mischia eh, esegue appunto eh, missile fire, ricordiamo che eh, la cavalleria 1 a questi archi che sono abbastanza letali a distanza 1, colpiscono fino al 60% dei casi. Insomma, ho fatto tutti, eh, diciamo, eh, i controlli e, mo, di morale, ho fatto i combattimenti e potete vedere, magari alzo qualche unità cosa è successo. Eh, diciamo che eh, la cavalleria 1 è soprattutto l'unica linea abbastanza danneggiata. Come la prima eh, linea visigota: vedete 4, 3, 4 queste unità molto probabilmente al prossimo scontro del secondo turno andranno tutte in rotta ovviamente non posso fare un altro turno, non posso fare altri 7 episodi ma vi posso dare un'idea di quello che succede soprattutto alla fine di questo primo turno prima di tutto, ho provato a fare Momentum con Attila diciamo che avevo una possibilità fino a 6 ovviamente quando faccio Momentum, questo lo ricordo in tante partite, mi va sempre male ha fatto 9 addirittura atti. La ricordate che quando si fa un momentum, cioè praticamente in poche parole il tentativo di rimuovere e se si fa 9 c'è la possibilità che succeda eh, una riattivazione di un comandante dell'avversario mm, non è uscito mm, diciamo eh, 9 quindi non c'è stata questa possibilità secondo secondo tiro di dado ma in ogni caso Attila il problema è che ha finished ha completato le sue operazioni quindi in questo caso non ci sono più comandanti da attivare dunque turno finito cosa succede eh, alla, diciamo quali sono le operazioni di fine turno. Prima di tutto vi faccio vedere. a ah, eh, preciso, vado in questa parte dello schieramento. Ecco qua. Rimetto, ecco, metto sempre la telecamera in diagonale. Scusate, tolgo questo righellino. E vi avevo detto che non mi ricordavo cosa succedeva alle stationery routed units. In poche parole, le unità che sono già rotta, che sono praticamente. E su cui passa un'altra unità in rotta, semplicemente quelle unità che sono già in rotta sono eliminate, le altre ovviamente proseguono, quindi questo ho voluto precisarlo, dunque ho dovuto eliminare due unità da questo, eh, da questo lato, ve le faccio vedere, ho eliminato un'unità burgunda e un'unità franca, quindi sono già 11 punti, ricordatevi che i punti si contano per e per True Quality di ogni unità e chiaramente ogni esercito ha una sua Route ha un suo Route Level raggiunto quel punto di rotta chiaramente l'esercito è sconfitto saremmo già, già 11 a 0 per Ezio ora cosa succede in questo Fine turno, si muovono tutte le unità routed verso il lato mappa dell'avversario, eh, del, eh, scusate, eh, si muove l'unità routed verso il lato mappa di colui che possiede l'unità routed. Allora, vedete questa unna? Eh, muove di quanto? Di 8 punti in movimento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccola sto muovendo, praticamente è sta fuggendo dal campo di battaglia 1 2 3 4 5 muovono a pieni col facing rivolto verso il lato mappa qui abbiamo 1 2 3 4 5 sono le unità di ellac qui abbiamo un 5 le unità di ellac tornano abbastanza provate e qui abbiamo invece ecco vado su questo lato eh, abbiamo l'unità franca 5 1 2 3 4 esce dalla mappa quindi esce dalla mappa l'unità franca, eccola qui, altri 5 punti per il romano. Abbiamo un'altra unità franca 1, 2, 3, 4, 5, ma si mantiene in rotta, ma sarà praticamente, praticamente eliminata. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco qui, ho mosso tutte le unità in rotta routed del... Dell'1 andiamo a muovere le unità eh, di Ezio perché ci sono. Questo a Teodorico: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chissà se vi ricordo che le unità routed possono essere rallied, possono essere diciamo recuperate, ma in questo caso. Quando vedete che l'unità, soprattutto in cavalleria, si allontana, è difficile per un comandante andarla a recuperare. Ricordo che il Relid è una sorta di comando individuale. Vi dirò una nuova regola che ho apprezzato in Catafra che vi andrò poi a precisare. Ecco qui le altre unità routed, o meglio scusate, routed 1, 2, 3, 4, 5. Muovo anche il romano. 1, 2, 3, 4, 5. Vedete, sto muovendo tutte le unità routed verso il lato mappa del romano sono medio infanti romano i sassoni alleati ecco stanno muovendo muoviamo anche quest'altro sassone ecco diciamo che queste unità stanno muovendo verso il lato mappa sarà difficile per i comandanti recuperarle perché, perché eh, o il comandante corre indietro a recuperarle oppure rimane sul campo di battaglia a combattere in questo caso sia Ezio sia Attila, sia Ella che sia Teodorico rimarranno sicuramente qui sul campo di battaglia. E qui c'è un problema, soprattutto per l'unno: abbiamo tutte le unità visigote eh, praticamente libere che minacciano il fianco. Questo è un problema che potrebbe determinare la eh, vittoria finale del Romano. Se volete un eh, conteggio di punti. Calcolando che queste unità routed non vengano recuperate, abbiamo eh, la situazione: punti 5, 10, 16, 22, 27, 34, 38, 42, 46 punti persi dall'1 e 5, 10, 15, 20, 25. 31 punti saremo 46 a 31 per il romano ricordo che il livello di rotta per il romano è 120 o 115 non mi ricordo e 100 per l'uno quindi un altro turno e la partita bene o male è eh, portata al compimento con una possibile vittoria del romano e cosa potrebbe succedere adesso? Prima di tutto, voglio fare delle precisazioni prima di completare il ciclo di episodi, in quanto eh, vi ripeto: Catafract ha delle eh, differenze rispetto al sistema diciamo, eh, standard. Prima di tutto, c'è una regola che si chiama Ferocity, che va applicata per i Franchi, per i Burgundi, per tutti i popoli eh, barbari che, quando attaccano, hanno più 2 nel True Quality Check. Francamente, potrei aver fatto delle, eh, degli errori durante la mia analisi. Ricordate, in una partita che hanno più due, queste sono le regole particolari dello scenario. Più due, quando fanno trucco e check, che in realtà vanno sempre all'attacco, non si ritirano mai. Hanno sì, livello alto. <coughs> però poi è una sorta di eco ferocity, un livello di aggressività maggiore di quello che potevano avere le unità del precedente periodo. E poi c'è la possible loss of ferocity, la prima unità in rotta che eh, la prima unità di queste eh, popolazioni che va in rotta bisogna fare un check di tutte le unità che appartengono a quel popolo per vedere se si perde questo livello di ferocità. Ricordate poi, non ve l'ho detto perché l'ho fatto automatico, eh, San Giman, il problema Sanjiman, perché Sanjiman per eh, diciamo simulare quello che è successo in realtà, nessuno si eh, fidava di Sanjiman, Ezio non si fidava di Sanjiman, ecco perché è stato posizionato al, tre, al centro. Sangiman, ogni volta che si attiva, ogni volta che si tenta di attivare, bisogna tirare il dado. E se fa fino a 4, si attiva, altrimenti non si attiva. Ecco qual è il problema di Sangiman. Un'altra cosa che eh, non, avevo, eh, non avevo considerato eh, riguardo la, il rate of fire, ma in questo caso le fanterie con C. Non ci sono, mi pare, il rate of fire, praticamente le fanterie che sono armate di C, di che cosa sono C? In realtà sono ehm, archi a, eh, che, che permettono un alto tasso di fuoco, quindi eh, le unità C, ecco per esempio mh, ci sono, eccoli qua, gli armoricani, questi tirano due volte nella loro fase di, eh, di fuoco, di missile fire. Un'altra cosa che non avevo detto, ho detto di Sanjiban, e in questo scenario la cavalleria non fa ritirata, perché come vi avevo detto ci si può sempre ritirare se si hanno eh, più punti di movimento dall'unità che sta muovendo, no, in questo caso non si fa ritirata, è una particolarità dello scenario. Considerazioni finali, eh, la partita sembra veramente equilibrata, devo dire che è divertente, e non ci sono, dipende anche da come Teodorico muove e da quello che fa Attila, perché io cosa ho fatto? Attila non ha resistito ed è andato all'attacco, forse. Potevo magari tenere e aspettare, non lo so, però avrei preso di nuovo l'attacco completo dei visigoti ed è, e sarei stato molto vicino al mio lato mappa e tutta un unità in rotta eh, avrebbero subito consegnato i punti romani. Non lo so, c'è stato un po' di sfortuna per quanto riguarda il momento, soprattutto di Hellac, ma di Attila. Perché considerate che se Attila poteva riattivarsi, allora, sicuramente attivavo questa unità ma non c'era tanto spazio di manovra, forse Attila muoveva e andava a cercare di recuperare queste unità routed che ho già mosso, ecco quale poteva essere il vantaggio di Attila, quindi <coughs> diciamo che il secondo turno, in ogni caso partita equilibrata, secondo me può vincere Romano, ma non di larga misura, ma è eh, uno scenario che me, sicuramente vi divertirà. E a mio giudizio, dopo questa sorta di esperienza suppletiva che ho avuto con Catafract, eh, confermo che il miglior tattico per giocare eh, le battaglie di questo periodo, del periodo antico, classico, beh, è proprio eh, questo sistema del, della premiata ditta Herman Berg. E è una... Ci si immerge nella storia. La ricerca storica secondo me è sempre fatta con criterio approfondito, Chiaramente ci sono magari delle libertà che si prendono i designer, ma soprattutto perché delle volte non hanno delle fonti attendibili. C'è una regola per finire che hanno messo che è engage, che non ho menzionato. Che quando le unità sono già a contatto e c'è una nuova fase di scontro, queste unità non lanciano eh, missile fire e, e queste basta usare questi marker, vedete, engage, praticamente si va direttamente allo scontro, eh, alla mischia, senza possibilità che queste unità non facciano missile fire. In realtà, invece, se io eh, magari con atti Attira dà un comando di linea a queste unità. Allora, senza questa regola Engage, queste unità ritirerebbero ancora. Eh, usano di nuovo Missile Fire. Se ci pensate un attimo, è abbastanza irrealistico. Quindi mi piace questa introduzione della regola Engage che praticamente conduce l'unità solo ad avere un nuovo combattimento corpo a corpo. Eh, simula questa sorta di. Eh, continuo eh, diciamo scontro che abbiamo nella battaglia perché ricordate è molto spezzettata la fase ma se pensate a una possibile realtà abbiamo questa grande massa di uomini che si sta scontrando al centro del campo di battaglia ed è un continuo ripetersi di eventi eventi che, che portano però a un solo denominatore comune il, eh, il corpo a corpo in cui succede di tutto, quindi ecco perché a un certo punto non si riesce più a usare le armi da lancio, ma eh, ce le eh, insomma, si mena solo di santa ragione. Bene. Spero di avervi eh, fatto venire la voglia di giocare questo sistema. Vi ripeto, non è sicuramente introduttivo ma eh, è così crea atmosfera è così evocativo che io lo consiglierei anche a coloro che per la prima volta vogliono eh, toccare un wargame un vero wargame eh, questo non significa che chi eh, gioca con altri tipi di wargame non lo può avvicinare ma x encounter ma un x encounter eh, raffinato e veramente che vi dà tanto sia dal punto di vista ludico che dal punto di vista culturale. Quindi, grazie a tutti, ci vediamo con i prossimi video. Girerò il prossimo video, sicuramente sarà su Vagram 1809 della rivista Paper Wars. E spero con questa serie di aver aiutato tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questo splendido sistema di Herman Berg. Grazie e alla prossima! Ciao!